Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come disinstallare una applicazione di sistema su Android. Non c'è bisogno di root, di unlocking del bootloader, di installazione di custom ROM, di flash, di exposed, niente di tutto questo. Semplicemente con un piccolo programmino. Quindi, vai con la sigla. Bello a tutti, benvenuti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come già detto nella intro, vi farò vedere come disinstallare un'applicazione di sistema. Non c'è bisogno di root, non c'è bisogno di niente di tutto questo. E quindi direi di partire. Allora, per prima cosa vi dovete scaricare dal link in descrizione. Adesso lo sto caricando in diretta, quindi non potete dire niente sul mio bellissimo account di Mega. Metterò il link in descrizione, basta cliccare in scarica in rosso. Vi scaricherà questo zip qua. Voi semplicemente lo estraete i file nel dov'è. Ci potrebbe mettere un po' di tempo perché comunque pesa 200 giga e ci sono non pochi file. Quindi vabbè. Oppure lo aprite e trasportate la cartella SDK qua dentro. Comunque ADB è un programma di Google, quindi completamente ufficiale, e questo qui soprattutto è ufficiale. Quindi non vi preoccupate di garanzia invalidata, di cose così. Ah, tra parentesi, non invalida la garanzia, quindi proprio top del top. Adesso aprite la cartella SDK, aprite Platform Tools e tenendo premuto il tasto Shift, ve l'ho fatto sentire, cliccate col tasto destro da qualche parte dove non c'è niente e cliccate apri finestra di comando qui o apri finestra PowerShell qui, è la stessa cosa. Però se vi appare finestra di PowerShell qui, quindi vi si apre questo premuto dei comandi blu, diciamo così, dovete scrivere CMD per richiamare i comandi del vecchio CMD, questo qui, quello che tutti conosciamo, quello brutto e scuro, che però con un piccolo comando, sempre se si sa scrivere, può diventare molto divertente. Allora, per prima cosa dovete scrivere ADB Devices, device, per vedere se il vostro telefono è effettivamente collegato al computer, se no vi servono i driver. Ah, tra parentesi, dovete abilitare il debug USB. Per abilitarlo semplicemente andate in info e dovete cliccare 4-5 volte sul numero build. Nel mio caso però bisogna cliccare su memoria interna. Come vedete, se andiamo sotto, in questo caso su impostazioni aggiuntive, appare opzioni sviluppatore e bisogna cliccare su debug USB per abilitarlo. Quindi una volta abilitato, lo colleghiamo e lo vedrà. Se apre un codice a caso vuol dire che l'ha abilitato, cioè che l'ha visto, se no dovete scaricarvi i driver e installarli. Adesso scriviamo ADB shell per parlare con il telefono, diciamo così. Adesso dovete scrivere un comando che io, visto che non ho voglia di scrivere, me lo copio, comunque li troverete in descrizione, e al posto di Samsung dovete scrivere il nome del produttore, nel mio caso Xiaomi, anzi Xiaomi. E qua vi appariranno tutte le applicazioni di sistema, però nel caso di Xiaomi no. In questo caso, per trovare l'applicazione che interessa a me, basta fare così. Se no, vabbè, dovrei fare MIUI e vabbè. Allora, io in questo caso voglio disinstallare MiDrop, che è un'applicazione utilissima. Proprio, no, in realtà non serve a niente. Adesso, qui bisogna trovarla, però se non la trovate, potete scaricarvi un'applicazione, cioè se non capite qual è l'applicazione che vi serve, potete scaricarvi questa applicazione dal Play Store chiamata App Inspector, che dice installata perché io l'ho già installata. Quindi beh, semplicemente toccate su un'applicazione, anzi poi vi metto pure a registrare. Poi qua cliccate su un'applicazione e dove c'è scritto Package Name, lui vi dirà come si chiama. Quindi molto comodo, diciamo. Nel mio caso si chiama MiDrop, quindi così. E dovete trovare da qualche parte qui MiDrop.
ma non so perché non lo trova, perché Xiaomi è Xiaomi. Ok, niente, fail, già c'era, questa era la prima volta e c'era. Vabbè, comunque chiuso il mio essere ciechi, dovete scrivere, questa volta lo scrivo a mano, PM uninstall con due le, spazio trattino K, spazio trattino trattino user, poi dovete scrivere il nome dell'applicazione, quindi in questo caso com.xiaomi.midrop. E a questo punto anche qua vi registro, eccolo qua, premo invio e Midrop dovrebbe, no, non appare perché, cioè non scompare perché l'ho scritto male. Allora me lo copio, non è Asus questo, è perché mi sono dimenticato zero forse, quindi no, molto probabile che mi sono dimenticato zero. Io sono uno youtuber che fa dei video belli, a questo editando Midrop, e dovrebbe scomparire. Infatti, come avete potuto vedere, è scomparsa. Magari anche con Iclem. Quindi niente, per uscire posso fare exit un paio di volte ed ecco fatto. A questo punto potete eliminare la cartella SDK e lo zip anche prima, vabbè, potete eliminare i file. E niente, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina, seguite su Twitter per avere aggiornamenti esclusivi e per sapere le cose prima. Da qui è tutto, ciao.